Allora, ok, raga, abbiamo deciso di provare a fare scusatemi, ma giusto un po' di... perché... Sì, così... se non si si muore. muore, raga, passiamo da freddo a Sì, caldo, l'hai notato? l'ho notato. Allora, abbiamo deciso di provare a fare il libro rosso, perché dato che comunque ci troviamo in una strada particolare, seppur stiamo facendola a 11 miglia, e comunque il caso ha voluto... che ci venisse in mente, perché io non mi stavo ricordando che c'era, No, quindi... infatti, tra l'altro siamo all'ottavo miglio. Ok. Raga, proviamo a cercare di capire che cosa è successo qua. Ok? Ok. Ho appena visto due occhi in mezzo alla strada. Davanti. Vabbè, dove? Davanti o dietro? Davanti. Perché sta roba a random si scollega? Non lo so. È un aggiornamento del cacchio di Tesla di Potrebbe, nuovo? potrebbe. Fate attenzione perché se si tolgono le telecamere poi magari non vediamo dietro. Ok, allora, vado. Vorrei parlare con gli spiriti che ci sono in questo posto. Per favore. Mi potete dire... Che cosa è accaduto qui? Ok, ottenibile. Ottenibile, che cacchio vuol dire? Odore di bruciato. Prima io avevo visto sul bordo della strada tutto bruciato. Davvero, per favore. Cosa vuol dire? Quello che... Cioè, posso ottenere una vostra risposta? È Ecco. successo qualcosa di brutto qui? Perfetti. Successo qualcosa di brutto, perfetti. Cosa vuol dire? È la prima volta che mi parla in modo così strano, che ti dà risposte così strane. Potete essere più chiari? Anzi, forse avrei dovuto iniziare con un'altra domanda. Chi siete? Sappiamo che ci siete. Salvataggio. Chi è stato salvato qua? O noi dobbiamo salvare qualcuno? Ci sono anche delle ruote. Hai visto dei segni di pneumatici in Sì, questo è vero. momento? Sì, si Ok. vedono, guarda. Vedo benissimo lì. Salvataggio. Dobbiamo salvare qualcuno? È morto qualcuno qui? Gli effetti. Sì, Una pietra. l'ho sentita. Sì, ma contro la macchina? Sì, Sì. esatto. Ragazzi, una pietra. Quando tu hai detto gli effetti. Questi sono gli effetti, le conseguenze. Gli effetti di un salvataggio, che magari non è avvenuto. Lo richiedo. È morto qualcuno qui? Ok. Per arrivare al nono miglio. Strapparono. Ragazzi, se leggo il continuo mi vengono i brividi. Strapparono molte delle piante. Ragazzi, prima un rametto è entrato in macchina. Severo.
insanguinato. È entrato in macchina. Cioè, io non sto scherzando. Cioè, strapparono, ok? La parola è uscita, strapparono, ma io ho continuato a leggere. Strapparono molte delle piante. Cioè. Ma qualcuno è andato a sbattere? Ha tirato giù qualche albero? Perché hanno strappato dei rami, delle piante? Perché? Sostituire. Sostituire. Strappato piante, giusto? Sostituire. Cos'è successo qui? Però esatto. Io voglio sapere il fulcro. Perché? Perché ci sta raccontando quello? Anche perché, raga, comunque le piante ce ne sono veramente tante. Sì, sì, ho capito. Noi, mi è venuta un'idea. Però voglio sapere la prossima. La prossima parola per dirtela. Ok, va bene. Allora io te lo chiedo ancora una volta, dato quello che ci state dicendo. Cos'è successo qui? Tanto tempo fa, probabilmente. Sì. Ma cos'è successo qui? Attraverso. Ok, sì. Attraverso. Sì. Cosa? Il rametto di prima. Hanno magari strappato una pianta per usarla per far del male a qualcuno. Quindi l'hanno sostituita a un coltello, a un qualcosa. Ah, tu dici? Comunque era piena di sangue, Cioè, il rametto. Magari un incidente stradale. Magari qualcuno che si è stampato su un albero. Scusate, ma voi. Prima non hai detto che hai visto qualcuno attraversare la strada? Sì, okay. Non è che sia proprio chiaro, nitido. Attraverso. Cazzo. Allora è stato messo sotto qualcuno sotto. Con la macchina? Appunto, mentre attraversava la strada. Giusto. E magari si è aggrappato ai rami. Oh mamma aspetta, mia, aspetta, mamma aspetta. Mia, mamma mia, mamma mia. Sei stato investito? Aumentato rischio. Ha attraversato. Sì. Cioè, se c'è il rischio di prenderti sotto, l'aumenti attraversando la strada. Magari anche di notte. Ragazzi, decimo miglio. Cerchiamo di capire di più. Ha aumentato il rischio perché? Che cos'è che ha bippato? Bippato cosa? Ah, l'hai sentito anche tu? Sì, come se ci fosse tipo i sensori di un qualcosa vicino alla macchina. Non lo so. Può essere di tutto per quanto mi riguarda. Chiedigli se è la sagoma che ci ha attraversato la strada che sta parlando con noi. Ok. Sei la sagoma che ha attraversato la strada? Raga, è uscito un nome. Oh. Come si chiama? Richard. Sto malissimo. Raga, escono pochissimo i nomi qua. Richard. Ragazzi, che brivido allucinante. Ma stiamo scherzando? Magari è morto un uomo qua di nome Richard. Sì, anche perché non siamo in Italia, raga. No. Ho veramente i brividi. Tanto. Chiedigli se. Se per. Per il motivo. Ecco, questa strada. Dicono tutti che se chiudi gli occhi. Ok. Vedi i morti. Ok. Per il motivo perché lui è morto qua? È morto su questa strada? Ok. È per lui che c'è la leggenda? Su questa strada c'è una leggenda particolare. Dicono che se si chiudono gli occhi si possono vedere i morti.
E per colpa del tuo incidente? E per colpa del fatto che sei morto qui? Che c'è questa leggenda? Luca! È apparso la mano, l'hai vista? È apparso la mano lì! È apparso la mano lì! Luca, la siete fuori! C'era una mano, l'hai vista? L'hai vista? È apparsa una mano. Ragazzi, è apparsa una mano. Quando tu stavi sfogliando. Sì. Ti è proprio passata dietro che hai fatto così. No, cosa? Una data. Noi. Aspetta, questo noi. Cambia tutto. Ecco perché ne abbiamo viste due. Non è morto solo una persona, due. Ne hanno stirati due. Porca vacca. Noi. Ecco posso, perché posso due. Posso fare l'ultima domanda? Vai. Chi siete? Ma com'è possibile? Ma poi la mano. Rassegna. Cosa sono rassegnati? Sono rassegnati. Allora sono delle anime in pena. Io penso che tu più fai avanti, tu più percorri questa strada. Ok. E più stiamo incontrando tante persone. Ah, ok, sì, tu ci sta. Tu hai visto una mano. Sì, una mano nitida. Sì, io l'ho presa in pieno. Abbiamo già visto di tutto. Tra la mano, il ramo, e la sagoma e la persona che ha attraversato. Di e tutto. Cosa faceva la mano? Niente, era appoggiata al vetro. Appoggiata al vetro. Per questo. Appoggiata come se proprio esatto, strisciata, bravo. Strisciata. Strisciata sul vetro. E tra come se volesse tipo aggrapparsi alla macchina. Cioè. Appunto. Sì. Aggrappata alla macchina, bravo. Mi ha dato quell'idea lì. Raga, io ho la sensazione che ci sia tanta roba. Tanta roba. C'è proprio tante. Ecco perché dicono se chiudi gli occhi vedi dei morti. Perché magari in questa strada ne vedi tanti perché sono tante storie, tante anime in pena. Oppure... Cioè, no, esatto, hai perfettamente ragione, ma mi è venuto in mente, non è che questa strada è maledetta perché è nata maledetta. Prima abbiamo parlato con un'anima di nome Richard che ha parlato di attraversare la strada. E secondo me... Non c'entra niente con quelle persone che hanno detto di strappare i rami. Ah, ok. Adesso che ci penso, potrebbero essere tutte cose diverse una dall'altra. Posso dirti una cosa che mi sta venendo i brividi? Sì. E si potenzia anche il fatto del perché chiudendo gli occhi succedono cose. No, aspetta! Oh, raga! Il libro rosso! Il libro rosso si fa con me che chiudo gli occhi! Ogni domanda si chiudono gli occhi e si punta il dito. E certo! Ecco perché c'erano manifestazioni, soprattutto l'ultima volta. Perché io avevo gli occhi chiusi. Chiaro. Avevo di nuovo gli occhi chiusi. Raga, sto male. Ragazzi, tra l'altro, ci siamo. Abbiamo finito le 11 miglia. 11 miglia. Io vorrei far notare solo una cosa, che noi abbiamo finito le 11 miglia, ma che la strada non è ancora finita. No, raga. La strada non è ancora finita, guardate. Cioè, è infinita, sembra. Io penso che questa strada sia stata definita maledetta perché magari qua... Ragazzi! Oh, Madonna, che cazzo c'è in mezzo alla strada? Sta attraversando qualcosa la strada. L'hai visto? Non lo vedo. Davide? Ce l'ho. Ce l'hai? In pieno. Ragazzi, io credo che qua siano successe tante cose e a forza di succedere cose l'hanno definita una... Ragazzi? Cos'è? Non ci c'è posso credere. C'è un cane che ci sta venendo incontro. Vai piano.
Puoi fermarti, perché l'11.000 è finita. Cosa fa? Ci ha superato, vediamo, guardalo di qua. Faccio un endulla. Sto malissimo. Ma non ci ha cagato di striscio, Sparito. Raga, io veramente, cioè, Io ho i brividi, posso dirti che ho i brividi? No, anche perché ve lo posso garantire, qua non ci sono case vicino che uno può pensare il cane di qualcuno. C'è niente. No, è tutto così. Io sono senza parole. Sono veramente senza parole. Io l'avevo detto che era potente. Potentissimo. Strada maledetta, 11 miglia bendati, fuori di testa. Io sono senza parole. Adesso dobbiamo tornare a casa. Se dobbiamo tornare indietro. Sì, ma non la faccio a 10 km/h, vado. Sì, ma vai piano però. No, vabbè, certo. Perché comunque gli animali ci sono. No, vabbè, ci mancherebbe. Che ansia, raga. Che ansia. Va bene.